Cari studenti, amici, padri, madre, fratelli, tutti gli esseri senzienti, io ho chiamato questo logio, questo addestramento mentale a causa del virus, e gli insegnamenti sono cominciati a causa di questo. Anche come ho detto molte volte, anche se tutto quanto il Lamrim è logio, ma poi c'è un addestramento mentale nell'Lamrim. Il logio è Lamrim, in particolare, come nella Lama Chopa, dopo la parte relativa a Bodhicitta, ci sono le pratiche del Tonglen, di poter utilizzare qualsiasi ostacolo, sfortuna o qualsiasi cosa che succeda nella vita, di poter utilizzarla nel sentiero per l'illuminazione. Quindi ci sono queste cose di integrare tutte quante le cose che succedono nella pratica della propria vita, utilizzando i cinque poteri e così via, e come appunto è detto nella Lama Chopa. Per cui prima il logion è prima, l'addestramento mentale è prima, e poi è in mezzo. Ancora dopo ci sono le pratiche preliminari, poi le sei paramita. Qualsiasi cosa negativa, qualsiasi sfortuna succeda nella propria vita, bisogna cercare di utilizzarla per goderne, di essere contenti. Per quindi logion vuol dire qualsiasi cosa indesiderabile succede nella vita, qualsiasi cosa indesiderabile, perfino la magia nera, qualsiasi sfortuna, qualsiasi cosa. Cercate di avere successo ma non riuscite ad avere successo, tutte quante queste cose. Naturalmente ce ne sono alcune che sono veramente pesanti, naturalmente, e immediatamente non si può fare niente, non si possono utilizzare nel sentiero per l'illuminazione, ma si deve cominciare con qualcosa di piccolo. Dovete addestrare la mente in quello, con dei piccoli ostacoli, come le malattie, e poi piano piano uno sarà in grado di utilizzare tutto quanto nel sentiero per l'illuminazione. Attraverso l'addestramento, attraverso l'abitudine, potete utilizzare i vari problemi sempre più grandi nel sentiero per l'illuminazione. È così come uno sviluppo, non è così che adesso faccio il logio, immediatamente voi morite. Immediatamente voi morite, il respiro cessa, così come il virus avviene e poi la persona muore, così all'improvviso. Così non potete utilizzare anche le piccole cose nel sentiero per l'illuminazione, una piccola cosa, un piccolo disagio, una sensazione dispiacevole. E potete utilizzare le cose grandi. No, assolutamente non è così. Per cui dovete addestrare la mente dalle cose piccole e poi le cose che sono facili da comprendere, poi anche le cose mondane, così. E poi successivamente sarete in grado di utilizzare quelle più grandi, i più grandi problemi. Così per le persone ordinarie che sono molto sorprese, come puoi essere così contento quando hai questi incredibili problemi, queste sfortune, questi incredibili ostacoli, tutte queste cose, così.
Non solo sarete in grado di utilizzare nel sentiero per l'illuminazione, ma anche riuscirete a essere contenti sempre. Siete veramente molto contenti di fare questo, siete contenti di sperimentare questi ostacoli per tutti gli esseri senzienti. Siete veramente contenti e siete estremamente contenti, incredibilmente contenti che potete sperimentare questo per gli esseri senzienti. Potete morire per gli esseri senzienti, siete contentissimi. Così. Ma voi dovete addestrarvi cominciando dalle cose piccole, e se potete fare quello bene, allora potete prendere su di voi e addestrarvi con i problemi sempre più grandi e sempre più grandi, e utilizzarli questi per il sentiero per l'illuminazione. Così come nella preghiera dell'addestramento mentale del Lojong, c'è questo Lojong della tradizione Kagyu, di questo Jangun Kongchu, la prima incarnazione di Lojong Taye. C'è una preghiera del Lojong che voi sperimentate le sfortune e tutti quanti i problemi e pregate per quello. Sono sicuro che c'è anche in inglese. Quello non abbiamo fatto questa preghiera. Comunque, di sperimentare quello è quando ho letto questo, siccome molte persone che scrivono che quello era un bodhisattva, per cui si prega per quello, di sperimentare per gli esseri senzienti. Per cui ogni cosa indesiderabile vi succeda, dovete essere contenti. I più grandi problemi che avete, più grandi sono i problemi e più siete contenti. Così, vedete? Questo corpo è chiamato così una terra pura. Solo felicità. Qualsiasi ostacolo, qualsiasi cosa indesiderabile è una grande gioia ed è chiamata terra pura. Questo corpo è una terra pura. Tutte le felicità. Proprio così. Per cui quello è ciò di cui c'è bisogno per il virus. Quando noi sperimentiamo il virus, se voi state praticando il Lamrim, il Lojong, quello è ciò di cui avete bisogno. E se la mente è ben addestrata, quello è il Lojong. Per cui siete così, veramente godete tantissimo, siete contentissimi. Così siete veramente contenti per le altre persone. Siete veramente contenti. Le altre persone invece, no, sono così infelice, sono così depresso. In quel modo, no. Ed è quella persona che pratica il Lojong, che ha praticato, ha tantissima felicità. Voi sperimentate per gli esseri senzienti e voi godete per gli esseri senzienti, sperimentate per gli esseri senzienti. Qualsiasi cosa voi dobbiate sperimentare, voi godete per gli esseri senzienti, per innumerevoli esseri senzienti. Anche se voi dovete godere per un essere senziente, vi siete veramente contenti. Così. Quindi, questa è. Poi ne parleremo ancora più avanti di questo. Questo è Mickey Mouse, Topolino. Sto semplicemente imparando. Sto semplicemente imparando. Per cui questo è come dovrebbe essere. Così
All'improvviso, quando Come uno mai? muore, è estremamente contento, molto contento di sperimentare. Questo per gli esseri senzienti. Sperimentarlo per gli esseri senzienti. Come ho sì, anche nel passato ci sono per. Per gli Arhat, ottenere lo stato di beatitudine della pace, la liberazione dal samsara, la liberazione dal samsara, quello è il loro scopo principale, il desiderio principale, di ottenere, di sperimentare. È incredibile, quello è per sempre. Non è soltanto ottenere quello per un periodo come una vacanza o per poche settimane, è così, ma è per sempre. Ma naturalmente per i bodhisattva è come carta igienica usata quando voi, che usate per pulirvi la cacca e quindi dopo non la volete più toccare. Quindi la buttate via. E così non la volete toccare. Così gli insegnamenti è detto. Per ottenere la liberazione per se stessi, lo stato di pace per se stessi. Lo stato della pace per se stessi, per Bodhisattva, è come carta igienica usata per completare. È completamente, non è felicità, è completamente qualcosa da buttare via, quel pensiero. Per il Bodhisattva rinascere negli inferni, per gli esseri senzienti, per il Bodhisattva quella è una felicità incredibile, per il Bodhisattva. È un'incredibile felicità per loro. Come dicono gli insegnamenti, è detto che come un cigno che nel sole caldo si butta nell'acqua, in questo modo è veramente molto incredibilmente credibile. Ma io penso che c'è più grande felicità che la felicità che sperimentano gli Arhat. Incredibilmente felici. Sono i Bodhisattva di rinascere negli inferni per gli esseri senzienti. E questo l'avevo già detto, l'avevo già menzionato ancora, però questo soggetto verrà ancora anche più avanti. Dopo che avrà parlato un pochettino riguardo alla vacuità. Ciò che è successo in Dharamsala è veramente una piccola cosa. A Dharamsala, dove siamo stati per un lungo periodo, Dharamsala, c'era una rosa, veramente una rosa molto bella, dentro un contenitore di metallo indiano, che era quadrato, e quindi l'ho offerto, non sono sicuro, ma l'ho offerto a Sua Santità Dalai Lama. Era veramente una rosa veramente molto bella e l'ho offerta a Sua Santità. Poi il giorno successivo, a causa di quello, ho ricevuto le benedizioni del Guru, ho ricevuto le benedizioni del Guru. Quindi la mattina successiva, a quel tempo stavo cercando di fare un pochettino di meditazione sull'Amrim, per cui alla mattina mi fece piangere e cominciai a piangere veramente, piangendo molto forte, non soltanto con le lacrime, ma facendo rumore, piangevo, oh, proprio così, ma veramente pianto con tutta la mattina.
con il gombo, old gombo. Ero in una piccola stanza, in un angolo del gompa di Tushita, nella mia piccola camera, in un angolo, nella mia piccola camera. In my little room there. Per cui qui, non questa, non questa, ce n'era un'altra, in questo modo, qui. Siccome pensavo, perché la santità è nel giardino di santità, lui stesso va lì a lavorare nel giardino. Ho sentito al mattino, in quei momenti, ero lì che stavo facendo un po' di meditazione, semplicemente meditazione da topolino, Mickey Mouse, e quindi ho cominciato a piangere, oh, facendo il rumore del pianto. Per cui questo è quello che mi aveva fatto pensare. Il genere forte desiderio di rinascere negli inferni per gli esseri senzienti. Non solo per la tua felicità, no, no, non c'è modo come vi ho spiegato, ma per rinascere per gli esseri senzienti, per gli esseri senzienti. Io ho generato il desiderio di rinascere negli inferni con la tantina. Veramente, seriamente, ho generato questo desiderio in modo serio. Perché avevo offerto questo fiore, questa rosa a Sua Santità Dalai Lama, per cui ho ricevuto così le benedizioni del Guru. Questo era un segno che il Guru, che Sua Santità, era stato compiaciuto con la mia offerta. Così ho ricevuto le benedizioni del Guru. Così, mentre stavo meditando, mi è venuto questo pensiero. Così ho pianto molto intensamente. Ho generato il pensiero di poter rinascere negli inferni per gli esseri senzienti, in un modo serio. Non semplicemente così, perché è detto nei testi e quindi lo ripeti. Così, no, ma proprio seriamente mi è venuto questo pensiero, quella, è venuto veramente intenso questo desiderio. Non ho che ottenuto nessuna realizzazione, ma ho ricevuto le benedizioni. Le benedizioni del Guru. Le benedizioni del Guru. Il Guru che ha benedetto la tua mente. Così. Per cui voi potete vedere che la mente è veramente molto testarda, è molto egoista, così. Ma quando voi siete capaci di compiacere il Guru, ricevete le benedizioni del Guru, allora la mente cambia. Non pensate mai che potete generare questo desiderio ed essere felici di rinascere negli inferni. Normalmente non fate così, perché la vostra mente è completamente piena, è come una mente egoista, posseduta o legata. Non potete vedere come voi potete fare questo, generare questo desiderio come i Bodhisattva, ma semplicemente può succedere e voi stessi sarete sorpresi, voi stessi, la mente può cambiare. Se voi praticate bene e ricevete le benedizioni del Guru, sì, la mente cambia. È veramente una cosa sorprendente quanto come può cambiare la mente. Quindi, naturalmente, particolarmente con le realizzazioni, naturalmente, non c'è dubbio. Questo è semplicemente un discorso a parte, no? Quindi ancora sulla motivazione per ascoltare gli insegnamenti. Parlo un pochettino riguardo all'Ojan. Per cui
lo stessi, noi stessi, a tenere la liberazione soltanto dall'intero oceano, di sofferenze samsariche, e ottenere la liberazione non è sufficiente. Il significato della vita, il senso della vita è quello di smettere di danneggiare gli altri esseri senzienti e beneficiare gli esseri senzienti. Quindi bisogna cominciare anche soltanto da uno, da un insetto, da una gallina o da una persona, di non danneggiare e di beneficiare sulla base di non danneggiare e beneficiare gli innumerevoli esseri senzienti. Per cui questo, per questo uno deve assolutamente liberare gli innumerevoli esseri senzienti dall'oceano di sofferenza del samsara. And non solo questo, ma condurre ogni singolo, sono innumerevoli esseri senzienti in ogni reame, e condurre ogni essere senziente alla completa illuminazione, la totale cessazione di tutte le oscurazioni e il completamento di tutte le realizzazioni, sanghie, completamente da soli. Quindi hanno bisogno di fare questo, ha bisogno di ottenere lo stato della completa onniscienza e quindi purificare tutti quanti i difetti e accumulare tutti quanti i meriti. Quindi con questa motivazione ascolto gli insegnamenti. Quindi ora, al momento, voglio parlare appunto degli insegnamenti di Lama Tsongkhapa sui tre aspetti principali del sentiero, di quelle definizioni. Del perché abbiamo bisogno di realizzare il sorgere dipendente, c'è il bisogno di realizzare la vacuità, come realizzare la vacuità e così via. Quindi adesso parlerò di questo, ciò che Kyajipa Ponka e Cinimpo e Ruka ha spiegato. Senza aver bisogno di ripetere e spiegare ciò che ho spiegato l'altra volta. Quindi, Bodhicitta è la giusta visione. Bodhicitta è la giusta visione. Sì. Quindi l'importanza di Bodhicitta è della visione corretta, invece di saggezza c'è bisogno, perché senza uno è come l'uccello che non può volare sopra l'oceano, non può attraversare l'oceano, c'è soltanto un'ala, o
volare sopra il lago, qualsiasi cosa, per raggiungere l'altra sponda, l'altro lato. Hai bisogno di tutte e due le ali, cioè, per questo c'è bisogno di entrambe, della bodhicitta convenzionale, la bodhicitta assoluta, metodo e saggezza. E in questo modo, con le due ali, uno può andare al di là del samsara e quindi può raggiungere l'illuminazione. Quindi come uno può meditare sulla vacuità? È detto semplicemente qualsiasi cosa, semplicemente qualcosa, non è sufficiente. Uno deve seguire. One must follow. Gli insegnamenti validi di Buddha. Valid teaching of the Buddha. Come si dice Dode? Venerable Gacce dice Dode, la classe dei sutra o i testi in relazione alle, ai sutra. Sutra cosa? Dode, o la classe dei sutra o i sutra delle le scritture, i testi delle scritture. Sutra Pitaka si può anche dire. Sutra Pitaka o la classe dei sutra, questo rivela il significato definitivo che uno deve seguire. Per cui generalmente c'è un significato interpretativo e un significato definitivo. Il significato definitivo, il significato ultimo, è ciò che è spiegato e se stesso è il significato definitivo. Questo è il significato definitivo. Il significato interpretativo, il significato ultimo non è quello, ciò che viene spiegato. Non sta su quello, cambia. Per cui il sutra di significato definitivo è ciò che rivela principalmente è verità assoluta. Quello è il significato definitivo. Il sutra dei significati definitivi. I sutra che non sono quello, allora sono, hanno un significato interpretativo. Sutra di, che hanno un significato interpretativo. La visione del sutra, dei significati interpretativo e definitivo, qualsiasi pandita, ogni pandita non può fare un commentario su quello. Cannot make commentary of that. Guru Buddha Shakyamuni, il vittorioso, lui stesso si è rivolto a spiegare la visione del significato definitivo. Così, allo stesso modo, Nagarjuna ha rivelato il sutra, il Salvatore Nagarjuna ha rivelato nella Lodo Misepa, nella saggezza incessante. Che cos'è quello? In dipendenza di quel sutra, le sei radici di saggezza, six root wisdom. Della saggezza, la,
la radice della saggezza, ci sono sei, sei raccolte della via di mezzo. Attraverso quello, ha spiegato in accordo, ha spiegato il significato profondo della visione profonda in accordo a Gyawa Gompa, alla visione di Buddha. E dopo di quello Lopo Sangye Kyang Buddha Palita, dopo di questo Lopo Sangye Kyang scrisse Buddha Palita e Aryadeva scrisse le 400 stanze di Madhyamika e in particolare e l'esperienza di Chandrakirti scrisse esattamente in accordo alla visione di Nagarjuna, l'Arya Nagarjuna, scrisse le chiare parole, le chiare parole, entrando nelle parole della radice della saggezza. Poi entrando nel significato di Umala Gyupa, entrare nella via di mezzo. E scrisse questo. Dawa Drapa Road ha scritto questo. So wrote this. Dawa Drapa wrote these texts. Quindi la visione di questi pandita, Nagarjuna, Buddha Palita, Sangye Kyang, Ayadeva, Dhammadrapa, Ayadeva, Chandrakirti, Dhammadrapa, senza neppure il più piccola macchia di errore, spiegò, senza nessun errore, la visione di coloro, di questi esseri santi, panditi, questi esseri santi che avevano chiarito questo, in questa terra del Tibet, in questa terra, in questa terra delle nevi, la terra delle nevi. Esattamente in accordo alla loro visione, hanno spiegato, come ha spiegato l'Amazon K, non soltanto l'Amazon K, soltanto l'Amazon K, proprio anche De Cinimpo disse che soltanto l'Amazon K ha spiegato le parole esattamente nel ricordo della visione di Buddha, e lui ha spiegato questo. Quindi l'Amazon K ha detto non, nessun altro è avvenuto questo, per cui noi dovremmo seguire la tradizione pura della sublime Arya Nagarjuna, del padre Nagarjuna e dei suoi figli. Per cui io penso, figlio si intende Chandrakirti e così via. Le grandi scritture, i testi, gli eminenti, che sono spiegati bene, gli insegnamenti di Lamasan Kappa. Bisogna imparare gli insegnamenti di Lamasan Kappa. Must learn this. So Jubali is dal testo di Madhyamika, entrare nella via di mezzo,
in middle way. Non c'è metodo per la pace. La liberazione da samsara vuol dire di ottenere quello fuori. Poi poi la tradizione dove Nagarjuna, il maestro Nagarjuna ha spiegato. Al di là di questo non c'è alcun metodo per ottenere la pace. Pace vuol dire liberazione da samsara. Non c'è nient'altro che non, se non questo. Quindi non c'è nessun'altra verità per le menti completamente oscurate, la verità per la mente assoluta. Questo vuol dire, per cui degenerando la verità, le due verità, degenerando quello, non è corretto in quello, e quindi voi, la vostra pratica, la vostra comprensione delle due verità non è corretta. Quindi si fanno degli errori e quindi non è corretto, quindi non ha importanza quanto sforzo uno mette nella pratica per eoni e eoni, non potete ottenere la liberazione dal samsara. L'impareggiabile Lama Tisha disse, discepolo di Nagarjuna Chandrakirti, il lignaggio di Chandrakirti, il lignaggio attraverso questo, l'impareggiabile Lama Tisha disse, discepolo di Nagarjuna Chandrakirti, del lignaggio di Chandrakirti, attraverso queste istruzioni, queste istruzioni che continuano da loro, da Nagarjuna e dal suo discepolo Chandrakirti, e poi come sono cominciate e continuano da lì, soltanto con queste si può realizzare la verità ultima. Quindi la visione corretta, la profonda visione corretta è impareggiabile, è ciò di cui c'è bisogno, è ciò di cui c'è bisogno. È la visione massima, ciò che è assolutamente necessario. Quindi in generale, nel paese del paese degli aria indiani, lì ci sono sviluppate quattro scuole filosofiche. Che seguivano le quattro dottrine. Holding the four doctrines. Uh,
Questo è ciò che successe. Voi tibetani, sono 18 deva, come si dice? E ci sono stati 18 Nikayas. Nikayas. E se, tra questi, Namabupa, Chidagmepa, Vai Bashika, Namabupa, quindi loro. Quindi loro. A loro piaceva, loro. Quindi l'io è. Per loro l'io è permanente. L'io è permanente, come nell'induismo, l'Atman, come l'Atman, così allo stesso modo l'io è permanente. Loro non parlano degli aggregati che sono permanenti, ma parlano dell'io che è permanente, come l'Atman. L'io è permanente e l'io esiste. Dalla sua parte, senza dipendere dalle sue parti, l'io esiste di per se stesso. Ma quello è l'oggetto di negazione. L'oggetto di negazione, in accordo secondo Jedragao Mewa Vai Bashaka, delle 18 scuole che si sono verificate. Poi se Nama Bumpa, Nama Bupa, per loro, credono che l'io, che credono così come nell'induismo, è per loro credono di essere buddisti. A quello che viene creduto nell'induismo, il corretto oggetto di negazione, l'accordo a questa scuola, Namabupa, l'io che è permanente, che esiste senza parte, esiste dalla sua parte, senza dipendere da cause e condizioni. Without even cause conditions. Quella è la prima cosa, una visione sbagliata. That's the first thing. La prima cosa, But the wrong view is the first. la più grossolana, è la più grossolana. Most gross one. Quella è la prima Most gross cosa. one. Namabupa è il gaccia, l'oggetto di negazione per loro, per quella scuola. The object of protection with the school. Then, Jerema La Shanta, scuola Vai the Bashika e Sautantrika, Babashika School, e l'altra and Namabupa e Sautantrika, Sudantra, loro descrivono il gaccia. Qual the other Sudantra. è So l'oggetto che they deve decide essere the gacha. negato? What is Che the è object of l'io repetition? che esiste come autosufficiente. I existing self-sufficiency. Come quando il re nepalese, That per cui il re è un certo the tipo che, Nepalese come se non king dipendesse dalla popolazione, come se il re esistesse not dependent on come dalla sua parte, per il suo proprio the potere, senza king dipendere just dalla popolazione. Appare in questo modo quando si sente parlare il re, quando noi pensiamo al re, ma il re esiste in dipendenza dalla sua popolazione. E il re controlla la popolazione. Esiste, che esistente senza dipendere dalla sua popolazione, così.
Cos'è? Yeah, existing with per cui, Dhabi, sì. Quindi quell'esempio, quell'io che esiste da solo, senza dipendere o come uno pensa o come io dico, quando dico come l'io che ha controllo di tutto quanto, che esiste da solo, esiste come autosufficiente, senza dipendere dagli aggregati, così, esattamente così, come il re, il re nipalese, come esempio, per cui non pensate che possa esistere dipendente dalla popolazione, non pensate in questo modo particolare. E quindi l'io esiste autosufficiente, senza dipendere dagli aggregati, quello è il gaccia. E quindi nei Sautantrika, in Vaibhashika e altre scuole di Vaibhashika e Sautantrika, Dodepa, questo è ciò che loro cosa, ciò che a loro piace e ciò che loro desiderano, gaccia. Nella scuola della sola mente, and in Mandarin school, Sunzambe, Mandarin school, then nella scuola della sola mente, qualsiasi cosa che esista è esistente a causa della settima coscienza. La settima coscienza, in alcune scuole, c'è anche questa settima coscienza, che loro credono in questo. Quindi la sostanza che sono lasciate su quella coscienza, le impronte che sono lasciate su quella coscienza, quando viene sperimentata, si sperimenta l'oggetto e il soggetto, vengono sperimentati allo stesso tempo. Nel testo dice l'oggetto blu e oggetto blu e la coscienza visiva, il senso della vista che si afferra al colore blu, che apprende il blu, allora queste due vengono insieme. Quindi la sostanza e le impronte che sono state lasciate nella settima coscienza vengono sperimentate insieme, come l'oggetto e il soggetto insieme. Questo è come le cose esistono nella scuola della sola mente. Per cui, quindi, non essendo così, non è così. Esistono come senza dipendere dalle sostanze e dalle impronte lasciate sulla settima coscienza e viene sperimentata. Quello è in accordo alla scuola della sola mente. Quello è gaccia. Quello è ciò che a loro piace. Il gaccia. Le cose esistono senza manifestarsi dalla settima coscienza, le impronte delle sostanze, il soggetto e oggetto, ciò che viene tenuto, l'oggetto, ciò che tiene i sensi, in questo modo. Quindi ora Rangyupa Madhyamika ha due scuole.
Ho due scuole di pensiero, Sautantrika e Prasangika. Quindi ora Sautantrika, la scuola Sautantrika, la scuola Sautantrika, il Gaccia, l'oggetto di negazione è... tutto ciò che esiste è ciò che appare a una mente non difettosa. Ciò che appare a una mente non difettosa e che quindi etichetta. Questo è ciò che viene creduto in Rangyupa Madhyamika, la scuola Sautantrika. Per cui le cose non appaiono, non appaiono alla mente non difettosa, che appaiono a quella mente che etichetta. Quindi non quello, ma l'oggetto esiste particolarmente da lì, particolarmente da lì. L'oggetto particolarmente esiste da lì. L'oggetto esiste particolarmente da lì. Probabilmente potrebbe essere detto anche, anche solo da lì, solo da lì. E come si dice Dosulu? Dice il modo di dimorare, quindi il modo di dimorare solo da lì. L'oggetto non esiste che appare dalla mente e non difettosa e quindi che etichetta. L'oggetto esiste particolarmente solo da quello. Quello è il gaccia in accordo alla scuola della sola mente. Ora Talgyurpa. Tanjura. Io so che durante gli insegnamenti, durante gli insegnamenti, qualsiasi diverso insegnamento, molti studenti, penso fuori semplicemente dagli studenti dell'FMT, semplicemente per esempio. Per esempio, Geshe Zopala, nelle buone spiegazioni dell'essenza, del significato interpretativo e definitivo, la radice, il commentario, il commentario sulla radice della saggezza, il del primo Lamrim, dell'Amicembo, specialmente riguardo alla speciale visione profonda. Molti non hanno compreso chiaramente le differenze fra la visione prasangika e la visione madhyamika prasangika e la visione sautantrika. La differenza tra Sautantrika e Prasangika non è compreso molto in un modo chiaro da parte degli studenti. Per cui io penso che non hanno capito in un modo chiaramente a causa del karma, non hanno compreso chiaramente a causa del karma da parte di sé. Entrambe le scuole usano la vera esistenza, usano la parola veramente esistente, Rangyupa e Prasangika usano veramente esistente.
basta anche usava tanto use true like student e and the siccome gli studenti non penso tutti quanti non hanno una chiara comprensione delle due scuole della delle diverse connotazioni di veramente esistente la differenza non sono esattamente la stessa cosa. Molte persone che non conoscono che quando l'insegnante parla di veramente esistente, loro pensano che sia tutta la stessa cosa, qualsiasi scuola voglia dire la stessa cosa. Per cui io penso che c'è un po' di confusione. Naturalmente non conosco niente, ma penso che alcuni studenti, non posso dire tutti quanti, ma penso che alcuni studenti abbiano un po' di confusione. Qui per esempio, c'è la scuola Madia Amica, per esempio, la scuola Madia Amica. Dopo è partito un membro, io con la tenna, tutto va di casa da vese. So, non meramente etichettato dalla mente. Not really labeled by the mind, by dalla concezione, dal concetto, dal concetto. Conception. Talk about the conception. Tokpe, a causa del concetto o che cosa? Come si può tradurre questo? Tokpe. Magari si può dire pensiero concettuale o concetti? Non meramente etichettato dal pensiero concettuale o dai concetti. Esistente. Existing. You current thing ne. Dove passa member? Quindi non meramente etichettato dal concetto esistente, dovete comprendere, dovete avere idea di questo, da sopra all'oggetto che esiste dalla sua parte, che è come esistente dalla sua parte, quello è accettato come gaccia, l'oggetto di negazione in accordo alla squadra Zanjika. E poi sopra all'oggetto stesso, sopra all'oggetto dovete comprendere il significato. Cosa vuol dire? Da sopra, che quella ha un grandissimo significato, una grandissima espressione. Se voi non comprendete quello, allora, per cui, se voi sapete che esiste dalla sua parte, o da sopra all'oggetto stesso, se voi lo riconoscete questo, allora voi sapete esattamente quando voi dite la natura ultima sopra al Chöchen, sopra al Chöchen, quindi la natura ultima sopra al tavolo, Chöchen è il tavolo, Chöchen, come si dice? Il soggetto. Io penso che Chöni è su Chöni è natura ultima.
Chöchen è ciò che ha la natura ultima. Cioè il è la natura ultima e Chöchen è ciò che ha la natura ultima. Per cui il tavolo ha la natura ultima. Se voi sapete che il gaccia che è il tavolo che esiste. Gaccia è il tavolo che è esistente dalla sua parte. Il tavolo esiste dalla sua parte. E sopra questo, da sopra quello, cioè Tegne, sopra quello, sopra al tavolo stesso, la base del tavolo. E la base del tavolo? Yeah, base of the table. You il tavolo esistente dalla sua parte, da so, sopra quello. Table existing from side, from above. Io penso sulla base del tavolo. Then, so I think maybe base of the table. E sulla base non meramente etichettata dalla mente, ma dal concetto. So, base, not being labeled by the mind. Per cui quello, in accordo secondo la scuola prasangika, so quello è accettato come gaccia. Quando voi riconoscete che il tavolo esistente dalla sua parte, da quel, sopra quelle basi, da sopra quelle basi del tavolo, quando voi riconoscete quello, allora diventa veramente facile comprendere Chöni, la natura ultima sul soggetto. The ultimate nature che ha Chöchen, cioè che ha la natura ultima. Per cui diventa molto facile comprendere quello. Diventa molto facile, altrimenti non comprendete questo, non riuscirete a comprendere quello. Se voi non comprendete quello, l'altra, la natura ultima, la vacuità. The ultimate nature che è sopra al Chöchen, quindi ciò che è sopra al tavolo, non comprendete quello. Se voi non riconoscete quello, allora non potete comprendere. Sì, che potete sì comprendere che è vuoto, perché non esiste la natura ultima, ma sopra la parola, sopra la vacuità, la natura ultima. Sopra del Chöchen la vacuità, la vacuità è la natura ultima sopra il tavolo. Non comprendete quello, non comprendete l'idea di sopra, non ottenete l'idea, non comprendete questo pensiero. Questo è veramente molto importante. Una volta a Dharamsala c'era un Geshe. Geshe Kecho. Lui aveva dato insegnamenti a Tushita. Geshe Kecho. He was teaching Tushita. Naturalmente io non conosco niente. E lui invece ha studiato il Lamrinchemo con Geshe Lekten, l'abate di Sarajen. Abbiamo in quel tempo abbiamo cercato di aiutare il Gompa e quello era il primo Gompa. Da quello vecchio ora abbiamo ottenuto i blocchi per stampare. Quando arrivò da Baksa mi ricordo che abbiamo fatto la puja, abbiamo fatto puja, c'era Geshe Dashibun, Geshe Champa Gyatso, che era
Gekko, e lui andava su e giù e mi lodava, ti costruiva il gompa. E poi Geshe Lodden. Yeah, then Geshe Lodden san built the gompa. Built gompa, large gompa, then painted it, all that. Noi all'inizio avevamo cercato di aiutare. Ciò che adesso è il secondo gompa. What is now is the second gompa. You know that. Geshe Lodden era l'abate di Serage. Geshe Lodden, abate di Serage. E gli chiesi, sono andato nella sua stanza gli ho chiesto. Riguardava qui te sopra il vaso, la qui te sopra al tavolo, sopra questo, sopra. Stavo facendo questa domanda. E lui non ha una particolare spiegazione riguardo a sopra, ma lui disse che il vaso era vuoto, e ecco perché si diceva che si parla della vacuità del vaso, la vacuità sul vaso. Perché il vaso era vuoto, ma non ha dato una spiegazione particolare riguardo a questo. Per esempio, per esempio, tutti quanti i guru che voi avete, li dovete guardare e vedere tutti quanti come Buddha. Tutti quanti Buddha, in un modo continuativo, e cercare di sviluppare una devozione per loro. E quindi dovete continuare a fare purificazioni, facendo le prostrazioni, a 35 Buddha, qualcosa del genere, così. In questo modo potete accumulare i meriti in un modo intenso, con grande intensità e intenzione. Questa è la condizione. Ma gli ostacoli devono essere purificati attraverso la pratica del 35 Buddha e così via. Quindi così ricevete continuamente le benedizioni del Guru. Continuamente dovete cercare di vedere il Guru nel Buddha dalla sua parte. Per cui poi dovete avere un certo tipo di impronte dal passato. O voi avete letto molte volte insegnamenti sulla vacuità, o avete letto, avete ricevuto insegnamenti, avete ascoltato, in qualche modo le impronte, avete bisogno di avere delle impronte. È detto che Teho Kyorpo Rinpoche è una lama asceta che aveva realizzato il sentiero del Tantra durante la sua vita. Era veramente un grande devoto ed era veramente conosciuto come un grande devoto. È il primo la rampa in Tibet. E lui aveva diventato Geshe durante il Monacemmo con Tegor Kyopo Rinpoche, e poi visse una vita ascetica in un modo incredibile, affrontando tantissime difficoltà, e penso che gli fu consigliato da 13° Dalai Lama di prendere una consorte. Poi io penso, e questo non è successo proprio all'inizio,
dopo averlo menzionato per varie volte, allora è successo, ho After I sentito. mentioned a few times, then happened. Per cui lui visse una vita ascetica e affrontò tantissime difficoltà per praticare, moltissime difficoltà. Io penso che lui, penso che lui abbia completato il sentiero del Tantra ed era altamente rispettato dal tredicesimo Dalai Lama. E te Holker por Rinpoche? Stavo per spiegare qualcosa. Se tu per Holker por Rinpoche disse quanto è difficile realizzare la vacuità, perché molto dipende molto dalle quante impronte uno ha lasciato nel suo continuo mentale nel passato. Quindi, per cui chi ha molte impronte, molte impronte lasciate dal passato, allora diventa molto facile realizzare la vacuità. E si realizza molto velocemente. Quindi dobbiamo essere veramente consapevoli e dirigere il sutra dei diamanti spesso, non raramente, ma spesso leggere gli insegnamenti sulla vacuità. Leggere per lasciare impronte e lasciare le impronte il più possibile, anche se voi non conoscete, ma voi non conoscete il soggetto, però dovete leggere perché lascia tantissime impronte nella mente che voi lo conosciate oppure no, non conoscete. Anche il sutra del cuore è molto importante fare questo. Fare queste cose è veramente molto molto importante. Più voi più cose di questo tipo fate e più cose, e questo lascia moltissime impronte nel continuo mentale, impronte positive nella vostra mente per realizzare velocemente la vacuità. Dovete ricordarvi di questo, dovete mantenere questo nella mente, altrimenti non ha importanza quante vite uno rinasca come essere umano, e diventa sempre difficile realizzare la vacuità, ci vuole troppo tempo. Ogni vita ci vuole tantissimo tempo, ogni vita diventano parole, anche se non comprendete il significato, però per molte vite diventa così, però potrete essere liberi dal samsara. Diventa difficile per molte vite, non potete essere liberi dal samsara, l'oceano di sofferenza del samsara per eoni, per lungo tempo. E fa sì che voi continuate a soffrire in un modo incredibile nell'oceano di sei, nella sofferenza, sperimentando la sofferenza dei sei reami. Noi abbiamo fatto questo innumerevoli volte, da rinascita senza inizio nel samsara. Quindi non dovete pensare, ho fatto questo, ho fatto tutto questo, è proprio difficile, non ho tempo, non ho tempo, bla 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 bla, non ho tempo, devo fare il barbecue, devo fare la prima volta il primo barbecue, devo finire il barbecue o qualsiasi cosa, o mangiare la pizza, devo finire di mangiare la pizza. Sto usando questi come esempi, no? Non deve essere così, non deve essere così. Bisogna prendere le cose in modo facile. Io pensare che le cose mondane siano qualcosa di facile e che il Dharma invece sono cose molto difficili da leggere.
E quindi diventano la cosa ultima da fare nella vostra vita, diventano nella vostra vita la cosa ultima da fare è il Dharma, l'ultima cosa. La prima cosa è riguardo alla felicità di questa vita, la cosa più importante. E poi proprio come ultima cosa, proprio l'ultima cosa, proprio l'ultima cosa è il Dharma. E fate i vostri impegni proprio come l'ultima cosa. E cosa, è proprio a causa di questo. Allora, molte volte, nelle cose, siccome la lasciate come ultima cosa, allora non succede niente. Quindi, durante quel momento, periodo, So during that time, there's a c'era una nota di Papankarimpo, cioè quando lui ricevette gli insegnamenti, così il vaso sul vaso, o qualcosa del genere, non mi ricordo bene, il vaso sul vaso. Magari vuol dire il vaso sul vaso. Solo quella parola. Quella parola è semplicemente quello. Ma poi, se voi guardate alla tanka, come i colori della tanka, i colori del broccato, a quel momento si ricevono le benedizioni del guru. Ricevono. Questo è il segno di quello. La parola è semplicemente vaso sul vaso. Ma poi guardate la tanka, i colori del broccato. C'è il broccato sul broccato. There's a bracket on qualcosa veramente molto potente dalla sua parte. Broccato su broccato. Qualcosa di veramente molto potente. Voi guardate il soffitto, quando vedete il soffitto, che anche questo così, vedete il soffitto sempre, ma non riconoscete il soffitto. Ma ora il soffitto esistente dalla sua parte non vedi, questo non lo vedevi prima, almeno prima non lo riconoscevi. Lo si vede ma non lo riconoscete, non lo si riconosce. Per cui tu guardi il soffitto. Il soffitto che esiste alla sua parte. Così è la stessa cosa. Il soffitto sul soffitto. E poi guardate all'io. E non avete mai visto prima. E ora come lo vedete adesso l'io? È veramente, vedete questo io molto forte come esistente dalla sua parte. Voi pensate che l'io sempre, ma mai, soltanto ora riconoscete l'io che esiste alla sua parte. Quindi c'è cioè, l'io sull'io. Così. Per cui quello c'è il vaso. So sul vaso. The vaso, the vaso. Prima, vaso sul vaso. Prima il vaso. On the vase, poi c'è il secondo vaso e la base. First vase, il secondo vaso è la base. The base. Base sulla base. Vaso sul vaso. Second vase is il primo base. Vaso è il gaccia. The first vase
is the Gagta. Ciò che Tadgyur Palum, non Devati, meramente etichettato dalla, dal concetto. Not merely labeled by the concept. Sopra all'oggetto stesso. Above the object itself. Poi esistente dalla sua parte. Esistente dalla sua parte. Quella è gaccia. Quello è accettato come gaccia, l'oggetto di negazione. Vaso su vaso. Per cui il primo è gaccia, il secondo è la base, il secondo è il vaso meramente etichettato. Il secondo è il vaso, il secondo è la base meramente etichettata. Quindi il primo, il gaccia, è il vero vaso sul vaso. Penso che sia così, vedete? Per cui, descrivendo il vaso vuol dire questo. Il primo vaso è gaccia, esistente dalla sua parte. Il secondo vaso è meramente, è l'etichetta meramente etichettata sul vaso. È il secondo è il vaso meramente etichettato vaso. Quando voi riconoscete che l'io esistente dalla sua parte, allora quello, tutto quello è gaccia. Tutto questo è gaccia. Tutto questo è gaccia. Una volta che voi conoscete che è gaccia, questo vuol dire che non c'è. Vuol dire che non c'è. Quindi, quindi, non c'è bisogno di tanta logica. Naturalmente bisogna studiare, sì. Ma quando voi lo sperimentate, per esempio, non che io abbia realizzato la vacuità, assolutamente no, non è assolutamente così. Semplicemente, sto semplicemente spiegandolo. Quando voi riconoscete questo gaccia, che in realtà non c'è, appare ma in realtà non c'è, allora così voi avete, vi siete afferrati, avete tenuto stretto il vostro io, siete stati afferrati al vostro io da rinascita senza inizio con questo concetto, tenendo stretto, afferrandosi all'io come veramente esistente. E anche vi siete presi cura dell'io, considerando l'io come veramente esistente, da rinascita senza inizio. Quello è il vero io. E quindi vi siete afferrati a questo come estremamente prezioso. Estremamente prezioso fra tutti quanti gli esseri senzienti, fra tutti quanti i Buddha e Bodhisattva, innumerevoli esseri senzienti. Questo io è la cosa più preziosa. Oh, la cosa più preziosa, questo pensiero egoista, questo pensiero dell'attitudine autogratificante. Ma a quel momento, forse, non esiste veramente, perché è originato dipendentemente, è sorgere dipendente. Forse questo può venire fuori, perché quando voi riconoscete il gaccia, che è questo, quando voi riconoscete che questo non è lì,
quando puoi riconoscere che la caccia non è lì, che non può andare da nessuna parte, però lo potete buttare fuori dalla finestra. Sempre, sempre, ah, questo vero io, cerca di proteggerlo con tutti quanti, da tutti, cerca di proteggerlo da tutti quanti i danni, anche dalla puntura di una zanzara. Qualsiasi cosa, qualsiasi singolo danno che qualcuno parla male o qualche danno con il corpo, la parola, la mente, tutti quanti i danni, tutti, per ottenere sempre tutte quante le felicità per questo io. Oh. Quando voi riconoscete il gaccia, che non c'è, non è, non c'è, non c'è assolutamente niente a cui afferrarsi. Non c'è niente a cui afferrarsi. Quindi all'improvviso è così. Non c'è assolutamente niente a cui afferrarsi. Non c'è niente lì. All'improvviso è così. E semplicemente non c'è lì, non c'è. Non c'è assolutamente niente a cui afferrarsi, non c'è niente lì. Non c'è niente a cui afferrarsi. Quindi in quel momento quello può succedere a moltissime persone, ma probabilmente loro non hanno assolutamente niente, non sanno assolutamente niente, che vuol dire che qual è il momento più importante per realizzare la vacuità. È un'occasione importantissima per realizzare la vacuità. E non cadere nel nichilismo. Alcuni, naturalmente, alcuni che hanno molti meriti, ma alcuni, molti, io penso che creano confusione, per cui c'è una grandissima paura, un'incredibile paura, una profonda paura, da questa profondità, proprio da una profondità nel cuore, veramente una grandissima paura, questa fortissima paura anche per gli esseri intelligenti, gli esseri di poca intelligenza, anche i bodhisattva, quindi gli esseri di intelligenza inferiore, hanno questa, invece gli esseri di grande intelligenza hanno un'incredibile gioia, hanno una gioia incredibile, hanno lacrime e hanno la pelle d'oca. Questo è successo a qualche nostro studente, a un monaco è successo alla Shineland. Quindi si sentono queste cose, però poi non si sa come mantenere questa esperienza. Questo è il problema. E quindi non si sviluppa nulla. Ok. Adesso voglio menzionare questa cosa qua e poi dopo mi fermo. Una grande paura, sorge una grandissima paura. Poiché vi è stato insegnato o vi è stato detto di non cadere nel nichilismo, nell'esistenza, e voi spingete il vostro concetto di esistenza. You put your concept, E I mean quindi your tantissimo su questo. existing, Per cui a quel so momento much allora of that, so si that, cade, so perché that time, then all'improvviso non c'è you assolutamente niente a fall, cui afferrarsi. C'è you see, suddenly there's a veramente problem there, un'incredibile sorpresa. that's it. E questa Surprise, grandissima sorpresa you per la see, vostra vita. Qualcosa a cui avevi siete afferrati da rinascere senza inizio, come questo vero io, la cosa più preziosa, più preziosa di tutti quanti gli esseri, che non deve essere danneggiata, che deve essere, di ottenere tutte quante le felicità. E voi lavorate per tutta la vita per questo.
giorno e notte, anche volete avere dei buoni sogni, tutti quanti vogliono ottenere cose buone per questo corpo, parola e mente. Non si cerca di tenere lontano tutte quante le cose negative, brutte, con gli occhi le allontaniamo. Non vogliamo soltanto sentire delle buone parole. Per questo io, 24 ore, ci afferriamo a questo. E si lavora per questo, 24 ore. Per, si lavora per questo io, perché possa essere felice, che non venga danneggiato, e si fa tutto quanto per quello. Dovete ingannare gli esseri senzienti, volete uccidere gli esseri senzienti, gli animali, le persone, per ottenere la felicità. Quindi sì, ci si impegna nella condotta sessuale scorretta, nella menzogna, e tutte queste cose per questo. Ci si impegna nelle 10 azioni non virtuose. E poi ancora il karma negativo molto pesante. La causa del samsara, già rinascita senza inizio. È così. Questa è la realtà. È completamente ingannata. Voi ingannate voi stessi con questo concetto dell'ignoranza. Completamente inganna voi stessi. Voi stessi ingannate voi stessi da rinascita senza inizio. Questa è l'ignoranza. Così il risultato è che voi soffrite nei sei reami, nell'oceano di sofferenza del samsara, nei sei reami, negli inferni, gli spiriti famelici, animali, esseri umani, sura, sura, da rinascita senza inizio. Ancora non ci siamo liberati dal samsara. Anche se innumerevoli esseri senzienti sono diventati Buddha, si sono liberati dal samsara e hanno ottenuto l'illuminazione, anche se loro sono Buddha, noi non abbiamo ancora realizzato la vacuità. L'ignoranza è diventata il nostro guru. L'ignoranza di afferrarsi all'io come reale diventa il nostro guru. Il guru, noi a cui dedichiamo la nostra vita. È così, completamente, ogni singolo servizio di corpo, parola e mente per quello. Ma non c'è. Per cui il danno più grande, il più grande ha creato la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la terza non è ancora avvenuta. All'inizio è cominciata una persona, l'ignoranza che si afferra all'io come reale, quello ha danneggiato milioni e milioni e milioni di persone che sono state uccise. Questa è la più grande dell'ignoranza. Non soltanto voi avete sofferto, ma milioni e milioni di persone hanno sofferto. A causa di questa ignoranza, non soltanto voi avete sofferto, ma è per questo che siete presi cura dell'io. Avete danneggiato innumerevoli esseri senzienti nel passato, avete danneggiato innumerevoli esseri senzienti adesso, danneggiato innumerevoli esseri senzienti nel futuro. Non soltanto voi soffrite, ma anche gli altri soffrono. Questa è la cosa più terrificante, la cosa più spaventosa, è la spazzatura più spaventosa.
è la spazzatura più spaventosa, peggio della cacca, Most people garbage. peggiore della cacca. La Worse cacca, than caca. l'avete fatta, non Worse than caca. vi Caca ha fatto soffrire, makes da someone rinascere ignorant. senza inizio. La cacca non vi ha fatto soffrire da rinascere senza inizio. Magari la cacca aiuta. In Solo Combo usiamo la cacca per Solo coltivare come le in English caca, patate. La the cacca broccoli del and corn. gabinetto, prima Caca in la si toilet. prende So the dalla when foresta first con collect the le leaves, foglie, e poi dopo you put in toilet. si mette So sopra actually alla not so much caca, mischiata con but le leaves. foglie, So caca and leaves e all si mixed mette quando si piantano le together. patate. So before you plant Per potato, fare, prima bisogna arare un po' il terreno, quindi renderlo più soffice, e you have quindi si prende to dal in gabinetto middle land to mischiato con plant le in toilet. foglie, Then si mischia you bring from insieme la toilet cacca insieme or from downstairs you e bring the all the leaves, you know, the si prende pipì, tutto quanto insieme, no? La cacca, la you know, pipì insieme, for one si for mischia the other, and the insieme, caca also. insieme. So E poi dopo si usa you don't have to questo much caca, e si there's mette nei much leaves. campi, Then e you heaped up poi si in the prendono poor field. You hit it, you i bring the legni bambù. bamboo container, the bamboo. Ah, sì, si portano This con zim. i cesti di bambù e si Yeah, fanno bamboo. una grande Then you mucchie nel campo you heap it up e on the poi fields la si here. sparge in giro. Pull up, yeah. Then La maggior they parte sono spread. le donne che fanno questo. We talk La there, maggior no? parte Actually, sono le donne che fanno ladies. questo lavoro. I Non ho think mai visto mostly gli ladies, not uomini fare men, questo. ladies, men. Quando ero Whereas bambina ho most visto le other donne che facevano questo, ladies, quindi poi mothers. spargevano tutto quanto nel Then campo. Su tutto il campo. E poi si pianta scattered to all the field. Una patata, si taglia a Then you metà plant e poi se ne half, mettono one due will cut così. half, Quando ero one un will complete. bambino, You adesso put si mette in two questo like that. modo e When I poi was small child, lo it's si not good for you. copre So con you put like this. la You polvere. put like that Per and then cui cover it. Just there. Two like that. il gabinetto. So toilet, Rendere patate molto gustose. pressure makes very Vedete tasty. veramente le patate molto Pressure makes gustose. very tasty, Quindi, solo come pressure. Tasty. Katmandu invece, le Katmandu patate sono is veramente very molto deboli. weak. Anche It's very l'acqua, weak. qua, anche qui l'acqua, ma l'acqua è solo Very weak. Combo, nella Well, even the montagna è water. veramente molto Here the ricca. water. E fa sì che le But the patate water siano of Solo veramente Combo buone, mountain molto buone, molto is rich gustose. like that. So anyway, so makes potato very I good. cinesi Very usano good. molta cacca So very tasty. per far And also crescere i vegetali. Ho Chinese use a sentito lot caca questo. Usano for proprio la cacca. vegetables. E così i Yeah, vegetali crescono I use a lot bene. caca. E poi lo si mangia, Yeah, miam, good miam, for miam. you. Then eat. Forse mi fermo qua adesso. Okay. Yeah, maybe some kind Per cui pensate, of. si pensa di, Yeah, maybe da di cadere, si yeah, pensa to di that's cadere nel nichilismo. so Cadere nel nichilismo. you're falling Questo è near cadere nel nichilismo. Non the state Oh, I'm cadendo nel near, nichilismo, ma near. voi avete questo, You're siccome non not avete falling abbastanza near there, esperienza but o you nessuno ve blame, l'ha but you spiegato, don't know non much experience. conoscete bene le You don't know, spiegazioni, quindi or you're avete not paura di cadere claiming, nel nichilismo, che non c'è l'io. so don't E fall near quindi there. così cercate di andare, no, no, c'è l'io, c'è l'io, c'è l'io. E così la mente viene distratta e diventa una interferenza per la realizzazione della vacuità. Perché non vi è stato spiegato, voi non conoscete, non avete l'esperienza di come si realizza. Oh, cado nel nichilismo. E quindi questo diventa un'interferenza.
Noi vedo un'interferenza alla esperienza della vacuità e quindi così lo lasciate andare. Quindi l'idea è di lasciare andare quello. È come il fiume. Se voi attraversate quello, lasciate andare, completamente lasciate andare. Io penso che all'inizio cominciate a riconoscere il vero io, il gaccia. Lo riconoscete il vero io. Questo è il vero io, il gaccia. Oh, e da lì cominciate a correggere. Quindi poi meditate molto sul sorgere dipendente, quello aiuta. Comunque, io cado nel nichilismo, ma dovete attraversare quello, dovete andare oltre quello. Anche se voi cadete nel nichilismo, dovete andare attraverso quello. E quindi dopo andate al di là, superate quello. E quindi lasciate che lì sia completamente perso. Lasciate che questo succeda. Completamente perso. Let it happen. Che voi cadiate nel nichilismo oppure no, l'esperienza è come questo cominciato, come cominciate l'esperienza, dipende moltissimo da quello. Voi cominciate con una correggere e poi non cadete nel nichilismo. Anche se non conoscete bene, quando effettivamente realizzate, cadete nel nichilismo, come realizzate, avete questa sensazione molto forte, che non c'è l'io lì, che lì non c'è l'io, quindi c'è quello è il vero io, non è l'io meramente etichettato, non è quello. Non c'è il vero io, il vero io, quello è corretto. Per cui dovete attraversare quello, lasciate che diventi completamente non esistente quel vero io. Fate sì che quel vero io diventi completamente esistente. Questo, quello che io dico il vero io, uso queste parole, vero io, l'oggetto di negazione, cioè che non c'è. Lasciate che sia totalmente non esistente. Cercate di scoprire che è completamente non esistente proprio lì. La mente deve addestrarsi in quello, la mente che si addestra in quello. Per cui voi dovete avere questo, dovete ripeterlo ripetutamente e per raggiungere quello stato dove non c'è l'io. Cominciando dal vero io, cominciando di vedere il vero io, il gaccia, quello è il modo corretto. Poi sembra, come causa che l'io è vuoto, che l'io è completamente vuoto, che diventa sempre più forte la realizzazione che causa che l'io esista. Causa che l'io esista. Come esiste come mero nome. E questo diventa sempre più forte e sempre più forte. L'io esiste come risultato, conoscendo di più, vedendo il vero io che è completamente non esistente, il vuoto di quello, vedete, ancora di più voi vedete che l'io esiste, esiste come vero nome. Vedete come l'io esiste, che esiste come vero nome. È veramente molto sottile, incredibilmente sottile. Ma molto sottile, incredibilmente sottile, che l'io esiste come mero nome. Che l'io esiste come mero nome.
L'io esiste come mero nome o solo come nome? Io sono nato solo come nome, io muoio come, solo come nome, io divento vecchio come mero nome, sono ammalato come mero nome. Incredibilmente c'è un io che ha creato il karma negativo come mero nome, ho creato il buon karma col mero nome, ottengo l'illuminazione come mero nome, sperimento l'inferno come mero nome, sperimento samsara nirvana come mero nome. Tutto quanto è così. È così, proprio così. Per renderlo ancora più chiaro. Non sto dicendo che non esiste. È come se non esistesse. Dovete comprendere questo. È una grande differenza. È come un sogno. Veramente molto sottile. Come, quasi come se non esistesse. C'è l'io. L'io esiste. Ma non c'è, non è che l'io non esista, ma c'è l'io che esiste, esiste, ma è quasi come se non esistesse. C'è l'io, ma è come se non esistesse. Questo non vuol dire da rinascita senza inizio fino adesso abbiamo creduto nell'io come esistente della sua parte. E questo è completamente andato, ma è completamente, c'è l'io sì, ma è come se non esistesse. Ecco, quello è veramente un esempio molto buono. Oh, that's very good. Exact. È molto sottile. Ah. Oh, altrimenti, subtle. Altrimenti? Io realizzo, non avete bisogno di mantenere la moralità, non avete bisogno di seguire la disciplina, no, no, non dovete pensare così che l'io non esiste in quel modo lì, ok? In Kama, in una zona del Tibet, lei che si stava prendendo cura del cibo e così via, ma cosa lei? Lei non aveva riconoscimento di questo o quell'altro? Le monache, loro pensavano che lei avesse realizzato la vacuità. Non so cosa fosse dietro quelle parole. Al di là. Quindi c'è veramente un grande pericolo negli insegnamenti. Quindi questo è quello che loro pensano. E quindi loro la servivano, ma lei non aveva alcun tipo di riconoscimento di questo o di quello. Genshin, ma quando il mio maestro, che aveva tantissime realizzazioni, lui disse, e seriamente lui aveva realizzato, aveva realizzato Shine ad Lausi e poi ha realizzato la vacuità. Piace di Rinpoche, che era, era sotto, sopra una grande roccia. Era stava dietro l'uscita dove ci sono tantissimi meditatori, lui ha costruito una casa e aveva realizzato l'uscita, aveva realizzato i sei yoga di Ranoppa e così via. E lui disse che secondo lui, dopo 15 giorni di aver realizzato la vacuità, lui disse che tutto quanto appariva illusorio. Io l'oggetto d'azione. Come dopo 15 giorni aveva realizzato ogni cosa sembrava un'illusione dopo aver realizzato la vacuità. Questa era la sua esperienza. Oh,
So this is his own experience. So, io ho avuto un'esperienza. There's one stavo meditando su questa montagna, ho fatto il ritiro di Eruka di Cinque Divinità su questa montagna. Prima di quello ho fatto il ritiro di Eruka, il Bodhi Mandala di Eruka, il mandala del corpo di Eruka, durante c'era ancora la Mayeshe e Lama era veramente molto contento. During that time, there was one experience. Durante quel tempo ho avuto un'esperienza. Ho avuto un'esperienza. Sulla base dei cinque aggregati. On the basis of the five aggregates, you know. Non c'è un io da lì. Sulla base dell'io. There's no I from there. Sulla base degli aggregati non c'è un io in assoluto lì. Ma su quello. From there. Ma c'è un io su quello. C'è l'io sugli aggregati, ma non c'è un io dalla parte degli aggregati. In assoluto, però c'è un io sugli aggregati. At all. But there's I on the aggregate. Per cui molto intensamente so very strongly l'io very strongly l'io esiste molto intensamente sugli aggregati very strongly I exist on the aggregates. Sulla mente. From the mind to non vuol dire sulla mente, o qualcosa del genere, sugli aggregati. Però dalla parte degli aggregati non c'è assolutamente un io, in assoluto. Poi, successivamente, ho controllato con sua santità. Sua santità disse, io penso, semplicemente per farmi contento, per darvi energia, Sua Santità ha detto, quella è la comprensione del significato, cosa vuol dire visione corretta. Io penso all'inizio per darmi ispirazione, per ispirarmi, per ispirarmi. Io penso, ma Kyabje Sajjan Rinpoche disse che quella era la visione Rangyupa. Quella era la visione Rangyupa. Uma Rangyupa, Sautantrika. La visione Sautantrika. Quindi non c'è l'io dalla parte degli aggregati, in assoluto, ma c'è il vero io sugli aggregati. Quindi ciò che rimane per me da realizzare, ciò che è, se voi vedete l'io sugli aggregati come mero nome, quello è corretto, quello è Prasangika. L'io sugli aggregati esiste come mero nome. Esiste solo come nome. Quella è la visione della scuola Prasangika. Oh, that's ma non è lì. The view. Soltanto quello è mancante. Quello non c'è. Quindi il vero io, il vero io sugli aggregati. So that's not there. So real I. Molto forte. On the aggregates. Quindi Kyabje Sajjan Rinpoche disse che quella era la visione Rangyupa, la visione della vacuità Rangyupa. Rangyupa's emptiness.
Per cui ciò che voi dovete realizzare non è soltanto che non c'è l'io da lì, ma anche non c'è un vero io sugli aggregati. Non c'è un vero io sugli aggregati. Quello è ciò che deve essere realizzato secondo la scuola corretta, Prasangika. Then it comes to a person school Per cui, character. ciò che vuol dire So you see, che so what means è veramente è molto significativo, to be a ha member, molto you senso. ding so makes a lot La of natura sense. ultima sul vaso. Permetting a change Questa è veramente una grandissima ultimately espressione, un modo di spiegare so molto also buono, veramente una espressione molto chiara. Quando voi riconoscete il gacce su quello che è il falso vaso o il falso io, allora la vacuità su quell'io, quella vacuità, ha Then veramente un emptiness grande on the senso. emptiness on the every permanent Quindi mi student, fermo qua. no? You see? The big Questo sense semplicemente, of io ho that spiegato questo exercise per right aiutare un there. Oh, pochettino. that's to just to help a little Quando you know, avete una grande the paura, dovete andare attraverso quello. only Non if you avere fear. paura, non You must go dovete through that. essere spaventati, Not ma afraid, dovete oh, I can't completamente do it, utilizzarlo per oh, but go realizzare through la that. vacuità e quindi Completely così realize it into me. voi Oh, then you have a allora yeah, voi siete you veramente have molto fortunati, sono a, oh, incredibilmente fortunati then you see, di you are so avere questa fortunate, esperienza della unbelievable, most vacuità. unbelievable, fortunate. Oh, then to have the L'esperienza della you know, vacuità è come l'io è vuoto. emptiness, Ok. now, how that is empty. Allora mi fermo qua oggi. Also, yeah, we wish from that today. Oh, the great thing is that I give out that number of Allah, come and give out the number. A causa di tutti i meriti del passato, del presente e del futuro accumulati da me, i meriti di tre tempi accumulati, innumerevoli assenti, innumerevoli Buddha, apposta, bodhicitta, e sempre nel cuore degli altri, essere generata nella propria mente, nella mente di tutti gli esseri senzienti, nella mente di tutti gli esseri senzienti, coloro che l'hanno generata, bodhicitta, possa aumentare sempre più. And also generally but the matter increase. Chandra Sandra Rimbote Made Kondaranshin dundam eva dhajunde dende ruwa meba nyi penzo gamme trozo javai lodra gondin tobara jindilo. So there's a In Tibet yeah, in Tibet c'è un lama che ha dato insegnamenti, one lama, I don't c'era know un the lama gave monaco the che aveva teaching realizzato la some mantra, vacuità. I think. So the monk, one monk realizing emptiness. So but this is the realize. So Era completamente I scioccato. think completely Quindi si era stretto alla sua
tonka, tenendo stretto la sua veste monastica, un monaco, mentre stava tagliando il legno, ha realizzato la vacuità. Un monaco, mentre stava tagliando il legno, ha realizzato la vacuità. Non mi ricordo bene tutta la storia, ma molte volte succede quando uno sta lavorando, sta facendo un servizio, realizzano la vacuità. Ora facciamo le preghiere per le persone che sono malate, in particolare persone che malate sono state. Praticamente stanno sperimentando il virus, che non rinascono mai, mai, mai più nei reami inferiori, e che tutte quante le malattie, i danni dovuti dagli spiriti, il karma negativo, tutti quanti i difetti accumulati da rinascita senza inizio, possono essere completamente, immediatamente purificate e guarire completamente, e possono tutti quanti i loro desideri avere successo immediatamente in accordo al Dharma, in accordo al Santo Dharma. E Daniela Sarva dice: smettere di danneggiare gli esseri senzienti e soltanto beneficiare, causare loro le felicità, compresa l'illuminazione per gli esseri senzienti, e quindi per ottenere l'illuminazione il più velocemente possibile. Per favore, visualizzate questo. Sente ne pa ti ne pa nyu de ne le ta ju de ne na ma le pa ta do jo ma ma pa jo sente ne pa ti ne nyu de ne le ta ju de ne na ma Da du jung am ebay shoy sem ten ebatin Nyu du nere da ju je dhve ne namal Da du jung am ebay shoy Coloro che sono morti dopo essere stessi umani, coloro che sono morti a causa del virus possono tutti questi studenti non rinascere mai più nei reami inferiori e possono rinascere nelle terre pure dove possono ottenere illuminazione ottenere la perfetta rinascita umana, incontrare gli insegnamenti Mahayana, incontrare il guru perfettamente qualificato che riveli il sentiero infallibile per l'illuminazione, e con piacere amico virtuoso, Terai gundoi jawa zanga Te joi jinye ngozo ya zibet Jave ngave lanza jinye la kete Taya dova maya joji Aja tera kundu aja wa tanga te jo sinye ngosu tebe du jave ngabe lamsa tenye la keje doba manju ju tera kundu aja wa tanga
te jo je ne mo da da ba da ja na ba la na te ja lo yo do ba ma ju me jo nam da ra da me de da la ja ja de jo ba ni do da da do jo ge ri ni a na do la la ja ja Qui il successivo è viene da questa ghirlanda possa io essere usato dagli esseri senzienti, e quindi abbiamo bisogno di pregare, non soltanto fare meditazione, non solo gli insegnamenti, la preghiera nella vita quotidiana, e far sì le preghiere e la propria vita devono essere completamente rischiate, e non lasciare che la propria vita quotidiana sia completamente separata da quello che sono le preghiere, ma vuol dire che voi pregate affinché la vostra vita diventi un tutt'uno come le preghiere, per cui chiunque vi dia dei problemi. Come ho menzionato, voi dovete godere di essere contentissimi, dovete sperimentare a nome di tutti quanti gli esseri senzienti. Per ottenere l'illuminazione, per utilizzarle nel sentiero, per l'illuminazione, per tutti gli esseri senzienti. Wow, 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 wow. Wow. Wow, 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 that. Quello è per generare più compassione. So, yeah, that's the, questo è quello che ha fatto Buddha, to generate more compassion to that. Che ha aiutato e ha e a coloro che l'hanno danneggiato, per loro ha generato ancora più compassione. E quindi questo aiuta. E così facciamo delle preghiere come l'Amazon K, ok? The many prayers, l'Amazon K. Ok! Possa io essere usato completamente, usato dagli esseri senzienti, sempre come la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, come le medicine e come il legno nella foresta, proprio così. Io mi prendo cura degli esseri senzienti esattamente, ancora di più che di me stesso. Per ogni essere infernale e ogni preda, ogni animale, ogni essere umano, sura, sura. Se voi avete dei nemici, pensate a loro. Prendete dentro la vostra meditazione e considerate che il nemico è la cosa più preziosa che avete nella vita. Possono loro considerare me come la cosa più preziosa? Che possono considerarmi come la cosa più preziosa? Questo vuol dire che loro diventano virtuosi, amici, voi diventate gli amici virtuosi per gli altri esseri senzienti, che gli altri considerano voi stessi e possono così ottenere illuminazione e felicità, compresa l'illuminazione attraverso di voi. Posso io sperimentare tutto il loro karma negativo e poi tutte quante le sofferenze. Thank you.
passano tutte le mie virtù. Da chiamarlo temicio. Ogni singola virtù possa maturare su di loro. Questo vuol dire tutti e quattro i risultati di felicità, finale illuminazione, tutte le virtù dei tre tempi che possono essere ricevuti da loro, dagli innumerevoli esseri infernali, innumerevoli preta, innumerevoli animali, innumerevoli esseri umani, innumerevoli asura, innumerevoli asura, asura beings. Innumerevoli esseri dello stato intermedio. Anche se alcuni esseri senzienti che se io potessi ottenere la liberazione dal samsara, anche se io potessi ottenere l'illuminazione, possa io dimorare nel samsara per aiutarli. Nel commentario ho detto che anche per un essere senziente, anche se io potessi ottenere l'illuminazione, possa io dimorare nel samsara per aiutarlo. Per me è a causa di tutti quanti i meriti accumulati da me, del passato, presente e futuro, in mezzo ai tre tempi accumulati, innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli Buddha, qualsiasi essere senziente che mi vede, mi sente, si ricorda di me, mi tocca, mi sente il mio nome, anche soltanto il mio nome, semplicemente da quello. Mentre gli esseri senzienti, sento gli esseri senzienti, ricordo degli esseri senzienti, sento il loro nome semplicemente da quello. Semplicemente da quello possa tutte le loro sofferenze essere pacificate, posso tutte le loro sofferenze essere pacificate immediatamente. E tutte le loro sofferenze essere pacificate immediatamente. E possono loro ottenere tutte le felicità, compresa l'illuminazione. A causa di tutti quanti i meriti accumulati da me nel passato, presente e futuro, tutti i meriti accumulati nei tre tempi, da innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli Buddha, che sono meramente etichettati dalla mente, possa l'io, che è meramente etichettato dalla mente. Ottenere lo stato di Buddha che è meramente etichettato dalla mente e condurre tutti gli esseri senzienti che sono meramente etichettati dalla mente. Lo stato di Buddha che è meramente etichettato dalla mente. Completamente da solo, che sono veramente etichettato dalla mente. Ma
poi per la santità, andiamo a ricordare la sua gentilezza. Grazie a Santità Dalai Lama, chiediamo che possa avere una lunga vita e tutti quanti i suoi desideri avere successo immediatamente. Ya Allah.